Vabbè, si può fare. Posso anche cambiare mestiere, sì. Io mi rimetto a vendere le pompe idrauliche, che è un articolo semplice, pacifico e socialmente utile. Le mie 300-400.000 lire al mese le guadagno sicuro. Ed è una cifra con la quale una famiglia può vivere anche decorosamente. Se si pensa che un terzo del mondo ha un reddito pro capite di 30.000 lire l'anno, ma non come voi. Non come abbiamo vissuto noi fino ad ora. No? Non ti pare, cara Silvia? E anche voi, miei cari ragazzi? E tu, caro zio, che viaggi sempre solo con la Jaguar? E tu, cara suocera, che a 70 anni, non per infacciare scusa, ma ti fai una dentiera smontabile di 3,5 milioni? Perché vedete, le guerre non le fanno solo i fabbricanti d'armi e i commessi viaggiatori che le vendono, ma anche le persone come voi. Le famiglie come la vostra che vogliono, non si accontentano mai. Le ville, le macchine, le moto, le feste, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le pellicce e tutti i cazzi che ve se fregano. Costano molto e per procurarsi di qualcuno bisogna depredare. Ecco perché si fanno le guerre. È permesso? Chi è lei? Che vuole? Siamo qui per scaricare il night. No, non dovete scaricare niente, non si fa più il night. Va bene, ma allora che cosa facciamo? Aspettate un momento, venite da là. Sentite, io non gliela faccio più. Sono morto di stanchezza. Ho bisogno di dormire almeno un'oretta. Io dovrei ripartire subito, oggi. Ho un aereo alle 5:10. Devo andare a piazzare un carico di 70.000 mitragliatrici. Vabbè, fate voi, decidete voi. Tutto quello che voi mi dite mi sta bene. Se voi volete veramente che io cambi mestiere e che riprenda il mio vecchio lavoro delle pompe idrauliche, allora non mi svegliate, fatemi dormire fino a domani mattina. Se invece decidete che io debba ripartire, allora svegliatemi fra un'ora. Alle 3:30. Dottore? Dottor? La signora mi ha detto di svegliarti. Che ora è? Le 3:15. Pure un quarto d'ora prima.